Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un tema che sta a cuore a molti, ovvero quello delle mini motoseghe a batteria. Molti conosceranno, soprattutto io sono un appassionato della Parkside, la mini motosega della Parkside che ogni volta che esce va a ruba, letteralmente a ruba, vengono svuotate le ceste, vengono presi d'assalto i Lidl di tutta Italia e molta gente si ritrova senza avere la mini motosega ogni volta quando esce, quando sarà di nuovo disponibile. E oggi perché parleremo di queste mini motoseghe? Perché mi ha contattato la Aproti, è un'azienda che produce mini motoseghe e mi ha mandato il suo modello di punta, l'ultimo modello appena uscito, ma una cosa veramente interessante della mini motosega della Aproti è che ha il motore brushless. Ecco perché ora ho preso come esempio la vecchia mini motosega della Parkside e voglio far vedere un po' le varie caratteristiche fra i due prodotti, poi ovviamente andrò a testare la Aproti, la testeremo sul campo. Però signori, già solo appena ho sentito, mi hanno contattato e mi hanno detto ti interessa provare una mini motosega brushless, io mi si sono subito rizzate le orecchie, ho detto brushless, assolutamente sì, perché come ben sappiamo le mini motoseghe, quelle della Parkside, questo è il modello, quello 12 volt uscito qualche anno fa, poi è uscito anche il modello 20 volt, hanno il motore quello a carboncini. E questa è la dotazione che viene data quando uno acquista la mini motosega della Parkside. Tra l'altro questa è la mia che avevo comprato qualche anno fa, nuova di zecca, non l'ho mai utilizzata, me l'ho comprata e messa lì. E come potete vedere in dotazione non ha nulla se non il manuale delle istruzioni, non ha la batteria, non viene fornita la batteria quella da 12 volt, viene fornito solo un campioncino, un flaccone di olio per la catena. E la motosega in sé, che tra l'altro come ben conosciamo la Parkside non fa serbatoi per poter andare a oliare la catena in automatico, ma dobbiamo noi ogni tot tagli andare a spruzzare qualche goccia d'olio sulla catena per tenerla sempre lubrificata. E signori, vi dico solo un'altra cosa, la Aproti oltre a essere brushless ha anche il serbatoio incorporato dell'olio per andare a lubrificare la catena. È interessante, ma aspettate ancora perché finiamo di fare questo piccolo cappello introduttivo. Dicevo, la Parkside quindi è un prodotto di qualche anno fa, è un prodotto col motore ancora a spazzole. Io sono molto affezionato a Parkside, lo sapete, ma quando mi hanno elencato le caratteristiche su carta di questa mini motosega ho detto per carità, Parkside rimane Parkside, ma andiamo a scoprire, vediamo se veramente è così performante e fa quello che promette, nel senso motore brushless, serbatoio incorporato e in più vi voglio solo dire una cosa, viene fornita in dotazione con due batterie da 4 ampere. Cosa vuol dire? Vuol dire che 4 ampere, una batteria vi permette di fare 100 tagli, col motore brushless 100 tagli. Adesso andiamo ad aprirla, ve la faccio vedere un attimo e vi faccio un attimo vedere la differenza di dotazione che viene fornita da questa mini motosega a questa della Aproti, che ha le sue batterie, come dicevo. Ecco qui, apriamo la scatola e trovate, vabbè, in dotazione un paio di guanti che comunque è una cosa pregevole già solo fornirli insieme alla mini motosega. Questa è la mini motosega, ve la faccio vedere, guardate com'è, color giallo, col motore brushless, serbatoio dell'olio, questo è il serbatoio, di qua una volta riempito avete il livello dell'olio che andrà direttamente poi a lubrificare la catena, tendi catena, lama da 6 pollici di lama di catena, ma andiamo avanti, vi faccio vedere proprio la dotazione, viene fornito con una catena di ricambio, tra l'altro poi su Amazon ho visto che 3 catene di queste vengono vendute a 11 euro, quindi non c'è neanche la paura come spesso leggo sui vari gruppi, ma la catena della Parkside è difficile da trovare, come faccio, dove la trovo, dove posso reperirla?
quella della Proti su Amazon, vi lascio poi il link in descrizione. Se non sbaglio mi sembra di averne viste 3 catene a 11 euro spedite, quindi non c'è nessun pericolo di rimanere senza catene e senza motosega. Poi dicevamo, in dotazione viene data anche un paio di occhiali per proteggersi da eventuali schegge che possono crearsi tagliando il legno, 2 batterie da 4 ampere, 21 volt 4 ampere, e dovrebbero essere, se non ho capito male, anche self balancing, vedete? 4 ampere, 21 volt in dotazione, tutta questa cosa che vedete è tutto in dotazione alla mini motosega della Proti. Oltre a quello vi viene dato anche l'alimentatore per ricaricare le batterie. Qui non viene dato il classico stand dove poter infilare le batterie, ovvero quello lo potete comprare a parte, ma trovate l'alimentatore col suo jack che si andrà da inserire qui e poi andrà a ricaricare la batteria. Qua c'è un LED che quando diventa è rosso, quando diventa verde vuol dire che le batterie sono cariche. Bene ragazzi, adesso ve le faccio vedere un attimino più da vicino. Allora, come potete vedere, questa è la Proti e questa è la Parkside. Allora, come potete vedere, più o meno si somigliano le batterie. La Parkside ha il motore longitudinale, difatti vedete che è più allungato rispetto alla Proti. Se lo mettiamo uno di fianco all'altro, la Proti il motore ce l'ha di qua di lato ed è un motore brushless, quindi alla fine si somigliano. Come peso siamo lì più o meno, è più o meno lo stesso peso, ma come vi ho già elencato, la Proti rispetto alla Parkside ha il serbatoio dell'olio, motore brushless e poi la dotazione che vedete qua a corredo. Bene ragazzi, andiamo adesso a riempire il serbatoio della mini motosega utilizzando proprio un olio apposito per catene, per lubrificare le catene, un antigrippante, e andiamo a riempire il serbatoio, così almeno poi mettiamo in funzione la mini motosega e vediamo come si comporta sul campo. Allora, andiamo piano piano, versiamo un po' d'olio, non dovrebbe andarcene tanto perché da quello che ho letto ce ne vuole poco, ecco, vedete il livello dove è arrivato? È già arrivato lì, io tra l'altro gliene ho messo anche un po' troppo, però dai, ci siamo. Adesso andiamo poi a mettere il suo tappino, che sopra al tappino ha anche una specie di pulsante per fare la pressione per poi spruzzare l'olio sulla catena. Ok, ci siamo, andiamo a montare anche. Allora, prima togliamo il proteggicatena, andiamo a inserire la nostra, vedete il serbatoio dell'olio deve essere così, qui c'è il minimo e massimo, dopodiché andiamo a spruzzare un po' d'olio. Ok, si fa andare in pressione l'olio sulla catena, che verrà proprio spruzzato, e andiamo a farlo andare. Ok, è già tirata, la lama è tirata, quindi non va registrata tramite l'apposito tendicatena. Come potete vedere, vedete già l'olio sta cominciando a lubrificare la catena, qualche giro, e signori, adesso andiamo con tutta la legna che abbiamo qua, andiamo a fare i nostri test. Ok ragazzi, avevo intenzione di tagliare un po' dei rami di questo pino che, come vedete, arrivano praticamente quasi in strada e danno fastidio, ma anche qui guardate, mi arrivano in mano anche qua, vedete, cioè io cammino e mi ritrovo questo ramo in faccia, quindi stavo pensando, tra l'altro si stanno anche seccando, andiamo a tagliare un po' i rami di questo pino e poi magari, ok, oltre a questo andiamo a fare anche un po' di legna e poi c'è un lauro là in fondo. Anche qui ho un lauro che ogni tanto gli devo dare una spuntatina. Vi ricordate che avevo tagliato anche il cespuglio sotto al lauro, è già ricresciuto con tutte le radici del lauro. No, potrei dare anche qui una spuntata perché, come vedete, mi vanno a coprire il paesaggio.
quindi potrei anche tagliare qualche ramo qui dell'auro, vedete qualche ciuffo che tra l'altro con l'ultima nevicata mi ha spezzato anche questo ramo e mi va a coprire un po' tutto. Sì, potremmo fare anche questo lavoro qui, poi comunque ho anche degli ulivi, possiamo anche tagliare un po' di ulivi, ma adesso facciamo un piccolo briefing e poi incominciamo a mettere sotto sforzo la nostra Aproti. Ok ragazzi, stiamo cercando di fare un attimo le riprese come riusciamo, è la prima volta che faccio questo tipo di cose. Andiamo a tagliare prima questo rametto e poi taglieremo questo. Aspetta, perché va a stringere la catena, ma l'ha fatto, aspetta. Dai. Ok. Quello lì. Aspetta che lo prendo magari. Sì, sì, ma man mano che viene giù. Ecco. Tanto lo so. Ok. Levati lì, che cade lì. Basta che non vado la macchina. Vai, vai. È perché c'è la finestra. Prova a tirarlo se ti viene, che senza che ti viene addosso. Aspetta, lo tengo così, dai, dai. Perfetto. Adesso questi di qua. Ecco, ok. Dopo tocca dare una stroccata perché sennò. Sì, sì, sì. Adesso questo qua. Così sennò ti cola la resina di qua. No. Non tocca levare, scherzo. Sì. Aspetta che facciamo così come prima. Stai di qua prima. Ok. Va a stringa. Tieni, Elena, aspetta, togliti. Ok. Aia. E quanto dura? Guarda qua sotto. Fa vedere tutto quello che abbiamo tagliato finora. Sì, dopo al limite togliamo l'audio. No, poi vedrà magari anche quello che c'è di là. Tutto con la mini motosega. Elena, vai a prendere. Aspetta che lo prendo io. Tirlo via. Guarda, dopo lo tengo io qua. Anche questo, sì. Sì, taglia, taglia. Aspetta che ti tengo la scena. No, ma questo tanto, non va da nessuna parte. Basta. Questo trova la scala. Perché non tagliamo tutto questo. Sta bene. Ok. Andata bene. Intanto faccio un po' di riprese. Il diametro di taglio più o meno è questo.
Adesso dopo poi andremo a tagliare altri, vediamo quanto dura la batteria. Però è mio bruciare quest'anno, lasci. Sì, li lascio fare. Prossimo anno che si secca la pece. Ok. Altro che 100 tagli, questo fa... Ne fa anche di più di 100 tagli. Perché questo è un po' piccolo. Bene, bene, si sta comportando bene la piccola motosega, come potete vedere ha tagliato quasi tutto il... Abbiamo tagliato un bel po' di rami di pino e adesso stiamo andando a tagliare, abbiamo già riempito la carriola. Per il momento non è mai andata in protezione, si è comportata bene, quindi come prodotto è abbastanza buono. Anche la sezione di taglio comunque è abbastanza grossa. Questo dopo te lo porto via io. Ok. No, dopo bisogna anche pollarlo, perché quando tagli non deve andare a stringere. Eh sì, perché sennò dopo la catena dopo si blocca. Cioè io lo so come prendere il motosega quello... Sì, quella benzina. È la prima volta che taglia, capito? Sì, 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 sì. Ok. Aspetta Elena, tu togli questi qua. Io li dopo li butto dietro. Fa la mucchia lì, dopo li porto via io. Qui stiamo tagliando, riempiendo la carriola. Di là ce ne sono altrettanti che qua andremo. Con un'unica batteria sta andando avanti, non si è ancora fermata. Di solito le altre motoseghe vanno in protezione, invece questa ancora sta andando. Bene, bene, si sta comportando bene, un ottimo prodotto. Ci vuole anche questi più piccoli. Ottimo, ottimo. Bene, ragazzi, dopo vi farò vedere altri tipi di taglio. Poi Elena. Ok. Lo devi fare sentinella, cioè, lo devi sostenere, sennò si va a stringere. Ah, ma dai, quanti cantai. Questo sta dopo con le forbici. Ok. Non farlo con le forbici. Non si è mai bloccata, ha fatto quel foglio lì da ferma. Ottimo, bene, bene. Anche per andare a fare la legna al fiume. Io ci avevo il permesso, dovrebbero dargli i permessi per il fiume. Ah, quella che si trova già sugli alberi. No, quella caduta. Quella terra, io... Quando stavo fuori strada andavo a fare il fiume, la legna. Oh, non sei mai inceppato? No, no, meno male. Saranno contenti allora, dai. Sì.
Bisogna sapere il prezzo. Mi fai vedere la batteria? Allora abbiamo tagliato un bel po' di rami e la batteria schiaccia? È ancora piena. Solo una tacca è scesa. Sì. E tanto più di mezz'ora, ma è più. Ti sei fatta nel piede lì un pochino. Eh sì. Quanti tagli avremo fatto? Un centinaio? Ah, più. Più di 100? Ah, voglia. Ah, questo è quello con la resina che me la cacciava sulla macchina. Noi andiamo avanti. Dopo i rami me li metti lì. Ok, te li porto. Lì nella mucchia lì. Sì, questo te lo porto lì. Più tardi, dopo porto io più tardi. Anche questi stanno qui, si butta via. Siamo. Lavoro di oggi alla fine della fiera con la piccola motosega. Guardate quanti rami abbiamo tagliato del pino. Praticamente adesso c'è più luce, c'è molta ma molta più luce. Difatti abbiamo sfoltito anche i cespugli che c'erano qui, cioè si è allargato tutto, finalmente si è allargato. Quella è parte di tutti gli sfalci che abbiamo fatto. In più stiamo caricando altra legna e altra l'abbiamo già portata di là. Adesso vi farò vedere quanti tagli abbiamo fatto oggi. Questi sono tutti gli sfalci del pino che abbiamo tagliato e anche dei cespugli, solo i rami, quelli più piccoli, e poi adesso vi faccio vedere anche quello che è avanzato dei tronchi. E questa è tutta la legna che ho recuperato, tolti gli sfalci, dei pini, del pino che sono andato a tagliare. E signori, io sono rimasto io, il mio vicino che mi ha aiutato, anzi il lavoro l'ha fatto quasi tutto lui con quest'unica batteria. Guardate qua, non sto scherzando ragazzi, c'ha ancora tre tacche. Dopo tutto sto lavoro avremo fatto più di 100 tagli, come erano le specifiche sul manuale delle istruzioni. Dicevano con una batteria da 4 ampere si riescono a fare 100 tagli, ragazzi ne abbiamo fatti più di 100, e l'altra batteria è ancora lì nella sua valigetta, ancora non l'abbiamo ancora usata. Ma io comunque con la batteria ancora così e la motosega che guardate ancora va, è perfetta, ancora olio ce n'è, voglio tagliare ancora. Taglierò ancora, continuerò a tagliare questi tronchi, li facciamo ancora più piccoli. Voglio veramente vedere quanto, la voglio sfinire. Non si è mai inceppata, se non quando ovviamente il ramo si sta spezzando e va a bloccare proprio la lama. Ma quello proprio perché va a fare pressione il ramo sulla lama, ma mai andata in protezione, motore brushless, una bomba. E tra l'altro è anche fredda, non è caldissima, e vorrei avere un misuratore di temperatura, è veramente veramente ancora fredda. Guardate ragazzi, promossa da me, promossa anche dal mio vicino che è la prima volta che ne vedeva uno di questo tipo qui. Per il momento promossa, andiamo avanti. Ragazzi, siamo qua fermi al pit stop per una breve pausa, nel senso che per oggi abbiamo finito di utilizzare la motosega, quella batteria. Avete visto quanti tagli è riuscita a fare? È stata veramente una sorpresa per me, ma soprattutto per il mio vicino. Io devo ringraziare Giorgio, il mio vicino. Avete visto oggi che cosa non ha fatto con questa piccola motosega. Io difatti in un primo momento non sono riuscito a fare sia le riprese che i tagli, quindi fortunatamente
si è offerto lui, ma non perché per fare il video, si è offerto lui perché era già da un po' di tempo che mi aveva chiesto: se hai bisogno che devi tagliare il pino, dato che sconfina anche nel suo terreno, ti do io una mano. Ed è stato veramente gentilissimo, una persona squisita. Lui di solito poi non utilizza questi attrezzi a motoseghe a scoppio o addirittura la siga quella normale a mano, e quando gli ho fatto vedere questo attrezzo e l'ha provato tutto il giorno è rimasto veramente sorpreso anche lui. Non so se l'avete notato nel video, continuava a dire: ma quanto dura, ma che bello, ma con questo ci posso andare al fiume a tagliare i rami al fiume. È rimasto così contento, mi ha chiesto: ma quanto costa, di qua e di lì. Adesso gli voglio fare una sorpresa, visto che non è la prima volta che mi aiuta. Mi ha già aiutato a tagliare un pino dall'altra parte della casa che si era seccato, me l'ha proprio tirato giù lui. Adesso gli farò magari la sorpresa, gliela regalo questa piccola motosega. Ma adesso bando un attimo alle ciance, ho fatto questo pit stop per fargli un po' di manutenzione a fine giornata, perché domani voglio continuare a tagliare quei rami che oggi abbiamo tirato giù. Magari tagliamo anche qualcosa di più consistente, qualcosa di più grosso, ma fino adesso questa motosega non ha avuto la minima defiance, ha dato il suo 100%, anzi di più del 100%, perché io ho letto che anche sulla pubblicità, nel manuale delle istruzioni, viene data per 100 tagli. Oggi l'abbiamo usata veramente tantissimo, avremo fatto più di 150 tagli tagliando il tutto, e domani andrò avanti. Tra l'altro la batteria è sempre lei, io non l'ho ancora messa sotto carica perché la lascerò con la carica residua che abbiamo usato oggi, e guardate, ha ancora 3 tacche, vedete? Si è spenta solo la prima tacca, quella in alto, quindi abbiamo ancora 3 tacche di autonomia, ed è un buon proposito, perché io non immaginavo tanta autonomia da un mezzo. Ma d'altra parte brushless, qui ci troviamo davanti a un motore brushless, quindi cosa vuol dire? Niente carboncini, niente indotto che sfrega, fa le scintille, quindi poco attrito, meno attrito e più prestazioni. Io adesso, come vedete, l'ho smontata per pulirla, perché ho detto: ciao, ma fammela pulire un attimo e poi voglio vedere anche come è fatta. È un prodotto veramente semplicissimo, a parte il motore brushless, come vedete, questo, come vi ho fatto vedere prima, il serbatoio dell'olio. E da qua volevo proprio farvi vedere: da questo buchino esce l'olio, c'è quella guarnizione che voi vedete attorno alla quell'asola, praticamente è una feritoia che permette alla lama, da questo lato, adesso scusate ve la faccio vedere, lo vedete questo buchino? Praticamente va ad aderire a questo buchino, che alla fine fa uscire l'olio qua nel binario della lama. Quindi attraverso questo buco, che questa la lama della motosega va a schiacciare contro la guarnizione esattamente dove c'è questo buco, dopodiché va a oliare tutta la lama. Ed è questa la funzione, veramente tanto semplice quanto veramente utile per andare a tenere sempre lubrificata la lama della catena. E ragazzi, l'ho smontata, come vedete è una cosa semplicissima, viene tolto con questa, con il, come si chiama, col tendicatena, non si fa altro che svitare il tendicatena, come vedete in acciaio anche dall'altra parte, nessun pezzo di plastica, che va a muovere poi questo piccolo, la lama la va a spostare in avanti e indietro e va a regolare la tensione della catena. Difatti anche il mio vicino ha detto: si è un po' allentata la lama. Io ho detto: guarda, è semplicissimo, basta che sviti il primo pomello, poi gli dai una leggera stretta e poi vai a richiudere. È rimasto anche lui, veramente mi continuava a chiedere: ma quanto costa, ma dove la posso comprare, perché è la prima volta che ha visto un attrezzo del genere, non si immagina ancora la sorpresa che gli farò. Bene ragazzi, adesso gli do un'ulteriore pulita, una cosa, e per domani, spero che domani, perché le previsioni danno pioggia, io magari domani mattina mi sveglio presto e vado a finire di fare i tagli, perché voglio metterla veramente ancora sotto stress, nonostante oggi
abbia lavorato tantissimo. Non mi vorrei sbilanciare, ma secondo me abbiamo già trovato un'alternativa alla piccola motosega della Parkside. Non voglio fare il traditore, come qualcuno ha detto, traditore di qua e di là. Io, lo sapete, sono il primo a difendere Parkside sempre a spada tratta. Però quando ci troviamo davanti all'evidenza, ovvero, ora io non dico, perché tanto io gli attrezzi Parkside riesco a prenderli sempre, non c'è mai volta che arrivo a casa e dico: uno, non ho trovato il tale attrezzo. Io da 5 anni a questa parte sono riuscito ad avere tutto, persino le forbici, le cesoie a batteria, roba difficilissima da trovare. Quindi a me non è una questione che posso fare a meno della motosega, quella della Parkside, perché ce l'ho. Anzi, adesso la metterò anche in vendita, perché questa secondo me è superiore. Ma perché è superiore? Vi dico subito perché è superiore: per il motore brushless. Io adoro i motori brushless, è come se fosse la versione performance della motosega della Parkside, che ancora non è uscita e chissà se uscirà. Ecco perché io vi dico: forse abbiamo trovato l'alternativa acquistabile su Amazon. Poi vi metterò anche i buoni sconto che mi fornirà la casa. E perché vi dico abbiamo trovato un'alternativa? Perché questa si autolubrifica la catena, il motore brushless. Le catene le trovate, ma non è che dovete andarle a cercare su Grizzly, Compernas. Le trovate tranquillamente su Amazon. Tre catene di 11 euro spedite, quindi più poi non solo in dotazione due batterie da 4 ampere, e avete visto quanto durano. Ma sì, ragazzi, ma avete visto quanto durano? Quanti tagli abbiamo fatto oggi? Avete visto che cumulo di legna e di sfalci abbiamo fatto? E domani continuiamo sempre con quella batteria. Io stasera non la metto in carica. Scusate se si è interrotto il video, ma era finita la batteria e me l'ha troncato all'improvviso. Dicevo, domani ricontinuiamo sempre con la stessa batteria. Io l'ho già montato, ho rimontato tutto, ho pulito bene bene la catena, l'ho lubrificata, ho richiuso tutto e ricontinuiamo sempre con questa batteria con tre LED ancora accesi. La così com'è, domani continuiamo a utilizzarla. Quindi ripeto, ragazzi, concludo anche questa parte del video. Non è ancora finito il video, mi dispiace, ma sto video durerà tanto, perché se deve diventare la sostituta della Parkside va fatto un video come si deve. Dicevo, se questa veramente, e fino adesso mi ha dimostrato che non ha tentennato, poi l'abbiamo usata, l'ho fatta usare al mio vicino che è un boscaiolo, cioè se l'ha utilizzata lui proprio in maniera anche brusca e rude e non si è rotta, è tutto un dire. Bene ragazzi, ci vediamo domattina sperando che non piove, andiamo a fare altri tagli e poi faremo le conclusioni finali. Ok ragazzi, cominciamo a tagliare la legna che ieri abbiamo tagliato dal pino. Batteria, abbiamo detto che abbiamo tre tacche di batteria e vediamo come si comporta. Vediamo un po' di tagliare un po' di legna, vediamo quanto dura. Vediamo che è scesa già a due tacche dopo tutti questi tagli. Mi sa che siamo arrivati alla fine della prima batteria. Sì, come vedete siamo arrivati a una tacca, è ora di cambiare la batteria. Ok, messo la batteria nuova a 4 tacche e andiamo avanti a tagliare.
È inutile che vada avanti, adesso vi faccio vedere la batteria ancora tre tacche, da ieri questa è la seconda batteria che abbiamo usato. E signori, guardiamo un po', ora mi sposto, ma di legna ne abbiamo fatta, Adesso provo a mettermi anche di qua, di legna ne abbiamo tagliata, qua ormai ne è rimasta ancora, ma la piccola motosega, signori, io ve lo posso dire. Secondo me abbiamo trovato la piccola motosega, quella definitiva, quella veramente definitiva. Ok ragazzi, video finito, abbiamo pulito tutto, spazzolato tutto quello che c'era, ho accatastato tutto in quella di pino qua sopra, vedete qui c'era uno spazio vuoto, sono andato a riempirlo, tutta quella che vedete chiara è tutta quella che ho tagliato dal pino, quell'altra più scura invece è quella che avevo già catastato i mesi scorsi, e alla fine abbiamo finito tutto il lavoro, pulito lì per terra, non è avanzato più nulla, con ancora tre tacche della seconda batteria. Veramente è stato una piacevole sorpresa, veramente veramente eccezionale, ragazzi, che ve lo dico a fare. Bene ragazzi, siamo arrivati oramai alla conclusione finale, alla chiusa di questo video. Traiamone un attimo le conclusioni e parliamone un attimo velocemente. Per quanto mi riguarda, questa mini motosega si è veramente dimostrata. Io ho detto sinceramente, non credevo veramente una durata del genere, un'autonomia delle batterie da 4 ampere potessero effettuare così tanti tagli. Pensavo addirittura, da quello che avevo sentito dire in giro, che queste motoseghe andassero in protezione. Addirittura il mio caro amico Chris, so che ne ha bruciate 6 o 7 di altre marche, ma secondo me questa mini motosega della Aproti è diventato il mio nuovo punto di riferimento. Mi dispiace per Parkside, ma fino a quando Parkside non tirerà fuori una piccola motosega brushless, come potete leggere anche qua sul manico, questo per me è il mio nuovo punto di riferimento, anche perché con il prezzo non lo so, devo andare a controllare. Siamo sotto i 100 euro per tutto quello che vedete, ma ampiamente sotto i 100 euro. Più vale bene, ci sono i buoni sconto, e più la Proti mi manderà anche un codice sconto per chi sta guardando questo video. Qua intanto sto ricaricando la batteria che abbiamo usato ieri e che prima mi era andata, era scesa una tacca. Siamo già a tre tacche, abbastanza anche veloce come ricarica. Che dire ragazzi, per me è un sì, io l'ho promossa e mi dispiace doverlo dire a cuore stretto, ma venderò la Parkside, che ce l'ho ancora nuova impacchettata, non l'ho mai usata, mi terrò questa qui o la regalo al vicino. Però secondo me la Proti brushless, questa versione qua gialla con la catena da 6 pollici, è un sì. Bene ragazzi, ho detto tutto, se avete dei commenti, delle domande da fare, fatemele qui sotto nei commenti sotto al video. Per il momento è tutto, vi mando il mio grossissimo abbraccio come sempre e vi saluto. Ciao a tutti ragazzi!